la prima volta che scartiamo il calendario di oggi su questi schermi. Non vedo l'ora di scoprire che cosa ci aspetta all'interno. Secondo voi sarà Dark Skin Approved? Oggi lo scopriamo. Ed ora non mi resta che lanciare la sigla. Calendario dell'avvento, scopriremo se Dark Skin Approved. Oh 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 oh, pure no. Oh 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 oh. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, scartiamo il calendario dell'avvento di ASOS. All'interno abbiamo 24 caselle e come potete notare abbiamo sia prodotti per il viso che per il corpo, quindi già io sono molto molto contenta. Per chi non mi conoscesse, io sono Loretta Grace, meglio conosciuta qui su YouTube come Grace on your dash, che significa Grace nei vostri schermi. A proposito, da quale città, paese, nazione mi state guardando? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Qui sul canale parliamo di bellezza, di lifestyle, di temi sociali e nella vita offline sono una cantante e attrice. L'anno scorso ho preso la decisione di scartare i calendari dell'avvento per capire quanto pensiero inclusivo ci sia nella formulazione di questi prodotti, perché sappiamo che sono super in hype. Non so perché ogni anno continuano ad uscire sempre più presto, sempre like Boom Kitty! Like it's September! Do you remember? No, 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 September! Cioè, raga, mancano tipo 3 mesi a Natale. I don't know what it do there. Anyways. Qui nell'info box troverete tutte le informazioni disponibili sul calendario. Notate qualcosa di diverso? Allora, makeup, raga, blu! Io adoro questo tipo di azzurro. La mezzomena little bit, cioè questa situazione un po' duocromo. Ho voluto fare questo ombretto così per essere anche un po' in tema con tutti questi colori. Il calendario di ASOS è molto minimal. Abbiamo questo packaging multichrome. Non mi viene adesso il nome corretto di questo effetto, però adesso lo apriamo. Raga, il calendario non ve lo faccio vedere perché si sono smodellate tutte le caselle, quindi direi che il pack non è proprio dei migliori. Il calendario lo trovate in esclusiva sul sito di ASOS, l'ho pagato 115 euro. If you know, you know. Prima di iniziare però ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e partiamo con l'unboxing. Casella numero 1. Non ce la sto facendo, sono tipo incollate. Ok. A prova proprio di furto. Iniziamo molto molto bene, Mac. Ok, B. Ok, yes. Ok, qui abbiamo questo rossetto in bullet, colorazione Thanks, it's Mac. Ah raga, questo qui è un rossetto super super popolare, che però non vi swatcho perché questo so già che su pelle scura non va bene, quindi lo metterò in una box di quelle che preparerò nei prossimi giorni per voi. Però ecco, partiamo molto bene. Casella successiva, la numero 2. Cos'è questa cosa? Dewy Long Lasting Primer. Ah, che figata. Questo è tipo un primer per gli occhi. Non so se avete presente quei look occhi tipo un po' glossati. Like, this is cool. Per un makeup artist questo è la vita, soprattutto se fa trucchi editorial eccetera. Non so una persona on daily basis quanto lo possa sfruttare questo prodotto, però comunque se ci sono persone che comunque hanno un look un pochino più edgy, meno classico, it could be nice anche sperimentare banalmente, quindi sì, benissimo. Passiamo alla casella numero 3. Certo, questa è proprio la numero 3. Eccola qua, la casella numero 3. Che cosa abbiamo all'interno? Ok, we are talking Brasilia Boom Boom Cream. Questo è di Sol de Janeiro. Anche questo, qui abbiamo il Boom Boom Body Firmeza Oil. Questi me li tengo, belli miei. I'm sorry, I'm gonna keep this one. I love oil. Raga, io adoro gli oli. Ah, raga, questo poi proprio con la profumazione iconica del brand, per cui è diventato famoso, penso, in tutto il mondo. Già che abbiamo nella terza casella due prodottini. Ok, sono mini, tutto quello che volete. Però, raga, è Sol de Janeiro. Se non lo conoscete come brand, avete un'idea di come sono questi due prodotti?
fumettini, così se vi piacciono poi lo comprate in formato integrale. Io comunque vi metto anche sotto i prodottini in formato integrale che vi consiglio tantissimo. Se amate i profumi gourmand, quindi molto dolci, questi due prodottini li adorerete. Questo lo consiglio a chi ha la pelle normale, anche se a me piace tantissimo che ho la pelle del corpo molto secca. E questo invece è super adatto perché ha la pelle molto molto secca sul corpo. Raga, direi che partiamo molto molto bene. Andiamo con la casella numero 4. Cos'è questa cosa? Questo è il Deep Sleep Pillow Spray. Questo è uno spray per farti addormentare più velocemente. Dove si spruzza sto coso? Direction: sul cuscino oppure proprio sul letto. E a quanto pare questo coso qui, e a quanto pare questo cosetto Bombastic Side Eye, e a quanto pare questo cosetto qui vi farà addormentare più velocemente. Vi saprò dire, questo me lo tengo perché sono curiosissima di capire. Ok, casella numero 5. Ok. Certified toxic free, 100% natural, a new evolution of healthy, scientifically advanced formulation of the biology beautiful skin. Ma raga, vi pare che devi chiamare un prodotto? Cazzo è sta roba? Il brand è Grow Alchemist, non lo conoscevo. E questo è un esfoliante per il viso, per togliere le cellule morte. Vediamo un po' la consistenza. Ah, tipo dei microgranuletti. Non lo so se è indicato per chi ha la pelle molto sensibile, perché lo sento che gratta. Però non male. Allora, per il momento abbiamo due prodotti in formato full size. Questo sinceramente non lo so se è in full size, perché è un brand che non conosco. Casella numero 6, Lip Plumping Gloss di Iconic London. Ok, questo Lip Plumping Gloss, raga, molto chiaro, per i miei gusti, vi dico la verità. Chissà se la pelle scura lo può utilizzare. No, raga, non lo può utilizzare. Se lo vuole usare deve necessariamente usufruire di una matita marrone. Per il momento i prodotti labbra sono pensati per incarnati chiari. Questo mi sorprende, perché comunque ESO sono brand inglese, quindi cioè, se non sono inclusivi loro, I really don't like what? Ok, passiamo alla casella numero 7. Questa pesa, raga. What do we have here? Hey, my dear friends, what is this? Prodotto per i capelli. Ok, Elastic Styler Multitasker for all hair types. È un 5 in 1 trattamento del brand Philip Kingsley. Non so a cosa serve. Ah, allora, questo qui è un prodotto per districare i capelli. Li idrata, rende i capelli più facilmente maneggiabili. Quindi è una sorta tipo di balsamo con 5 principi attivi all'interno. Bisogna prendere una grande quantità di prodotto, metterlo nelle lunghezze e nelle punte, su capelli asciugati con l'asciugamano. È un prodotto che non si risciacqua e poi li potete asciugare tranquillamente i capelli. Questo lo provo, sono curiosissima, vi saprò dire che cosa ne penso di questo prodottino qua. Per il momento, raga, vi devo dire che sono piacevolmente colpita, molto molto colpita, perché comunque abbiamo dei bellissimi prodotti utili, tra l'altro bravissimi ESOS. I'm very happy. Very happy. Continua così, non è che nelle ultime caselle mi ti perdi. Casella numero 8. Ammappete enorme. Questo è un prodotto per i capelli, secondo me. Ok, Light and Flex. È una styling cream di questo brand che non conosco. Sasha One, non un brand che non conosco. Buono, dai. Nella casella numero 9 abbiamo Invisibubble, guys. This is cute. Casella numero 10. Mamma mia, è difficile da aprire. Ok, what is this? Auto Correct Brightening Cream. Questa è una crema contorno occhi, The Puffing di Sunday Riley. No, non mi piace, perché questo qui è un campioncino, raga. Non esiste. Questo deve essere in formato tipo almeno così. Capisco che Sunday Riley è un brand comunque high-end, però una roba così piccola è inaccettabile. Quanto contenuto abbiamo all'interno? No, raga, 3 ml. What? No. Boh, questa casella per me è da tribunale. Scrivetelo! Tribunale! Ok che se standerai, però, cioè, un pochino di più ce lo potevi mettere. Casella 11. Elemis Super Food Midnight. Ok, questa è una crema notte. 15 ml. Sì, non male, però
Cioè, io volevo un prodotto full size comunque, cioè, ci siamo sprecati. Ce lo facciamo andare bene. Io, raga, vivo questi prezzi così alti dei calendari non benissimo, perché comunque stiamo vivendo un momento a livello economico molto complesso. Per carità, è sicuramente un modo per provare la crema, però io mi auguro che ci siano dei prodotti skincare in full size, perché questa casellina qua, la precedente, raga, è criminale. Ok, this is nice. Penso che, ripeto, la proverò stanotte, perché mi è finita, mi sta finendo la crema Notte Kyo, che tra l'altro è di Sunday Riley, buonissima, ma costa un fottio l'ice cream, che non credo ricomprerò. Voglio provare qualcos'altro, perché sennò provo, uso sempre le stesse cose quando mi trovo bene con qualcosa nella skincare. Anyway, this could be that, I'll let you know. Nella casella 11 abbiamo Finally! Un siero, che cos'è? Facial Serum per il viso, 30 ml, finalmente un prodotto in full size. Glow Hub, Hyaluronic Hero Fascia. Capito, allora, io voglio vedere quanto costa. Ok, ho controllato sul sito, questo siero, raga, costa 14 euro in offerta. Secondo me non lo riescono a vendere, e quindi l'hanno messo qua sul calendario dell'avvento di ASOS. È un acido ialuronico, raga, l'acido ialuronico è un ingrediente che ha la sua importanza, però boh, io in un calendario dell'avvento avrei inserito acido mandelico, acido azelaico. Lo ialuronico lo troviamo veramente dappertutto. I mean, it's not bad. Anyways, può sempre essere utile. Casella numero 13. Apriti! What is this? Ok, let me test it. This blush, raga, di Made by Mitchell. And it looks like a good color. Tra l'altro ho fatto anche un video dove utilizzo tutti i prodotti del brand come first impression. Vi lascio il video qua. E questo bombastic side eye, criminal offensive side eye. Questo è il colore. Questo è un colore che possono utilizzare solamente i fototipi chiarissimi, quindi dal punto di vista dell'inclusione è raro che ci sia un blush così buono per i fototipi chiarissimi, meno bene per i fototipi medi, scuri e scurissimi, perché per il momento di make up colorful non c'è niente, raga, zero assoluto. Prossima casella, la numero 14, qui abbiamo un sample del blush, Lip and Cheek di Milk, un po' piccoletto per i miei gusti, facciamo uno swatch, ma figuriamoci. Raga, guardate su pelle scura, it's so freaky. Su pelle chiara benissimo, su pelle scura, raga, molto male, boh. Cioè, io mi immagino una persona con la pelle scura che gli regalano questo calendario, dove si trova tutti i prodotti make-up inutilizzabili, a parte il lip gloss, quello plumping di Iconic by Londo. Boh. Ripeto, rimango male anche perché ASOS è un brand UK. What? Anyways, proseguiamo. Casella numero 15. Questa è bella grandiscella. Vediamo un po'. Your skin will thank you, trust us. No, raga. No, vabbè, raga, ma mi sono accorta adesso che in ogni casella c'è tipo una frase. Your skin will thank you, trust us. Adoro. Crema ultra riparatrice. Questa me la tengo perché ho la pelle del corpo non secca, raga, di più. Di questa linea, tra l'altro, io vi ho consigliato lo scrub. Like, this is nice, guys. In odore, quindi perfetta. This is gonna be mad. Passiamo alla casella numero 16, raga, è enorme. Ok, pigmented shade for a major eyeshadow looks. Ok, raga, ce l'ho spoilerata, una palette. Ok, bitch. Questa qui è una delle palette più chiacchierate del momento, The True Icon Beauty Palette di Makeup Revolution. Va a imitare la palette di Patrick Ta. Questa non è Dark Skin Approved. It is not. Non la apro neanche, perché questa qui l'ho testata a Londra, ho fatto gli swatch, e proprio su pelle scura non dà il meglio di sé, non la trovo adatta. Quindi questa qui la metterò in una box di quelle che farò nei prossimi giorni per voi. Però ecco, buono che c'è una palette finalmente, una bellissima palette occhi
schifo, cioè, nel senso, non è che non si può utilizzare, la puoi utilizzare, però hai bisogno comunque di un colore di transizione abbastanza scuro, qualcosa per fare la crease. Non c'è un marrone che possa supportare il look sulla palpebra scura, quindi anche questo, raga, è un prodotto che comunque è pensato per incarnati chiari. Nessuna, tra l'altro, di queste palette che sono state create da Revolution sono adatte e utilizzabili esclusivamente da sole su pelle scura, quindi questo è l'ennesimo drop pensato così, raga, con un pensiero biancocentrico, perché noi veniamo sempre dopo, cioè noi non ci trucchiamo, noi honestly I'm pissed, let me tell you, I'm pissed, scrivilo if you're part of the dark skin, medium dark, deep dark, rich, scrivilo, pissed, I am pissed. Prossima casella. Non so se ce la faremo oggi, Gargamella. Casella numero 17. Ah, un mascara. Bare Mineral. Maxi Mist. Ok. Questo è lo scovolo. Che top, raga. Un bellissimo mascara. Ma dai, non lo apriamo perché sennò si apre il pao. Vi faccio vedere qui lo scovolo com'è. Così ce l'avete presente. Anche questo, raga. Io sono piena di mascara, quindi I really don't need this. This gonna be one of your lucky ass is gonna take all of this. Casella numero 18, vediamo che cosa dicono. Cleanses and preps the skin for extra hydration. Ok, prodotto skincare. Vediamo un po' che cosa c'è qua dentro. Beh, posso dire che la trovo bella questa idea delle scritte. I really like it. Raga, questo l'avevamo trovato l'anno scorso in un altro calendario dell'avvento, non mi ricordo quale. È un body scrub, è un bel regalo. Poi ragazzi, io adoro Rituals. Hey, Rituals è uno dei miei brand preferiti perché ha un prezzo, secondo me, ragionevole. Ha dei packaging comunque, seppur semplici, catchy, appealing. I prodotti sono buoni, così come sono buone le fragranze che sono accompagnate a questi prodotti. Quindi consigliatissimo, questa è una bellissima casella. Like really really. Poi vabbè raga, Me I like all of that, you know, taking care of your skin kind of thing. Like bougie style, putting the cream, putting the scrubs on the nipples, everywhere. Let me stop. Okay, è giunto il momento, raga. Il mio compleanno, 19 dicembre. You better be good. Vediamo cosa dicono. Your bedtime routine just got the neon treatment. Secondo me è una candela, raga. Neon dovrebbe essere una candela. Ah, yes! Adoro! Che cute, raga. Raga, poi è buonissima. No. Raga, questa la metto subito in bagno per la mia skincare routine la sera quando vado a letto. Riempio il bagno di questa fragranza. Vi posso dire, ecco, io devo ritornare a fare queste cose che facevo la sera prima di andare a dormire, ossia taking care of myself, you know, cause I deserve it. Like, io stasera non dormirò, editerò, è sabato sera, tutti sono in giro, io sono qui a girare, a editare, non ne posso più. Like, what the freak fat. Mancano 6 giorni a Natale. Devo dire che per il momento questo calendario vale, quindi vi metterò il link qua sotto, e secondo me c'è anche un rapporto qualità-prezzo che non è male. Abbiamo diversi prodotti, raga. Ok. Casella numero 20. Shiny and nourished hair in just 10 minutes. Che è una maschera all'olio di argan. Penso che si metta su tipo capelli umidi. Vediamo un po'. Sì, per l'appunto consigliano di applicare questa maschera per i capelli dopo averli lavati e tamponati con l'asciugamano, tenerlo in posa per 5-10 minuti, e bisogna metterla anche una quantità generosa, raga, con questo ci ho fatto un'applicazione solo. Però secondo me è sufficiente per darvi un'idea della resa del prodotto, perché di solito le maschere si vedono subito se funzionano o meno. Questo brand non lo conosco, Beauty Work Professional. Ok, you know what? I'm gonna keep this, bitch! I'm gonna keep it. I bought it with my mom. What do you want? Leave me alone. Leave Britney alone. Casella numero 21. Apologize in advance for your longer showers. Okay. What is this? Questo è tipo un olio per la doccia. Sapete che io non sono un amante degli oli per la doccia? Perché mi lascia tipo la pelle... I don't know about it. Comunque sì, è dell'Ossitone.
Scusami in anticipo, perché con l'olio il processo del lavaggio è un po' più lungo. Cioè, io non so voi come la gestite sta cosa dell'olio doccia, però io non amo sentirmi troppo oily. Quando mi faccio la doccia voglio sentirmi pulita, cioè, quindi questo non so, mi dà sempre l'idea che non sia così congeniale per le mie esigenze. Però magari lo provo e vi faccio sapere, anche perché comunque 75 ml è una buona quantità, secondo me è buono, dai. Amande dovrebbe essere mandorla, sì, with almond oil. Domanda del giorno: voi con che cosa preferite lavarvi nella vostra routine? Utilizzate bagnoschiuma? Utilizzate un sapone solido? Oppure preferite questa tipologia, quindi olio doccia? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Ma sì, magari lo provo. Questo me lo tengo. What do you want? Vuoi dirmi qualcosa? Passiamo alla prossima casella. A triple dose of oats, super nourished skin, calm restore for sensitive skin. Aveeno, questo è un brand di cui ho sentito parlare però non ho provato mai nulla. Io non ho una pelle particolarmente sensibile, però ecco, mi piace l'idea che abbiano dato un'altra opzione di siero per chi magari non ha necessità di utilizzare l'acido ialuronico. Anche qui abbiamo 30 ml e è un siero lenitivo questo, quindi non so per chi ha, mi viene in mente la rosacea oppure altre condizioni dermatologiche. This could be nice. So, mi piace anche che ci sia questo pensiero a livello di diversity della skin. It's good, it's good. Very demure, it's very mindful. Mancano 3 giorni a Natale, casella numero 23. What is this? Ah, questo è un tonico esfoliante del brand Ren Clean Skincare. Questo è un brand che non lo so perché non mi ha mai attirato. I don't know why. Forse lo dovrei provare. 100 ml di tonico, raga, è buono. Questo ce lo possiamo portare anche in viaggio. Abbiamo AHA. Yes. Like this bottle, tra l'altro è 100% riciclata. Beh, ci sta. Posso dire che questo qua è un buon prodotto. Però basta skincare, eh? Vogliamo ancora un po' di make up, un profumo, una fragranza, un concetto. Scrivi un concetto, c'è oppure no? Penultima casella, raga, questa è grande. Hey, ok, what do you have inside? Do not let me down. Makeup, SPF and dirt aren't a match for this cult buy. Cos'è? Skincare. SPF, raga, qualcosa tipo detergente, roba così. Inky list. Oat Cleansing Balm. Questo è un cleansing che è molto amato, raga. Questo tra l'altro è un ottimo formato. Abbiamo 150 ml di detergente viso. Ci sta, dai. Mi piace l'idea che ci sia questo detergente. E niente, siamo arrivati all'ultima. Comunque la raga, questa qui è leggerissima. Colinol CT Darlings. It's glow time, raga, si capisce. E il rullo di tamburi. Charlotte Tilbury. Ok, this is Glowgasm Beauty Light One. Vediamo il colore, ma già lo so che raga è chiaro. No, pensavo peggio. Intanto questo prodotto, solo questo, costa 40 euro. Media prezzo. Ho rapporto qualità prezzo, devo dire, ottimo questo calendario. La shade è Glowgasm. Sapete cosa? Vado a controllare sul sito. Vediamo un po' quanti fototipi possono effettivamente utilizzare questo prodotto. Perché raga, prodotto di Charlotte Tilbury in formato full size, we like. Sul sito di Charlotte Tilbury vediamo proprio come sample di questa shade una ragazza dark skin. Quindi questo prodotto che su pelle scura va bene. Sta bene anche su medium tan. E raga, questo è un prodotto più pensato per la pelle abbronzata, medium dark, pelle scura, pelle olivastra. Non è pensato per i fototipi chiari. Questo lo potreste usare tipo come ombretto oppure illuminante quando siete abbronzati, o se siete molto 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 chiare, raga, tipo mezzo bronzer, o comunque per darvi un tono, una cosa del genere. Quindi bene, mi piace che l'illuminante io lo possa usare. Quindi questi erano tutti i prodotti all'interno del calendario dell'avvento di ASOS. Considerazioni personali: io lo trovo un calendario ben bilanciato. Secondo me, come dicevo prima, ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Abbiamo diversi prodotti make up. Il primo, raga, la prima casella, rossetto di MAC,
È sempre bello trovare qualcosa di MAC all'interno del calendario. La palette pure questa qua di Revolution, seppur non la ritengo una palette così inclusiva, bene. Anche i prodotti comunque per il corpo, ci sono delle cose secondo me fancy. Se volete essere sicuri di riuscire a fare un bel regalo, questo è un calendario che io consiglio ai fototipi chiari, medio chiari. Scuri, scurissimi, raga, non c'è quasi niente makeup. Quindi è inclusivo questo calendario? Secondo me no, è un calendario che se comprassi io, se non fossi una digital content creator beauty, rosicherei, perché comunque abbiamo il blush che non lo posso usare, il lip cheek di MAC che non lo posso usare, il rossetto di MAC che non lo posso usare, la palette non la posso usare che è troppo chiara, l'unico prodotto è questo illuminante. Raga, io ho la pelle vista grassa, cioè per me l'illuminante è veramente proprio un prodotto che potrei anche skippare, perché io mi illumino in modo naturale, come potete notare. È già la terza volta che mi opacizzo fuori camera. Quindi sì, vi lascio comunque il link qua sotto se lo volete acquistare e se pensate magari di volerlo regalare prima che vada sold out, vi lascio il link qua. Siamo giunti alla fine di questo video, significa che sono stata bravissima ad intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscrivervi. L'iscrizione è gratuita, raga, e mi raccomando, se vi piacciono i miei video, se vi è piaciuto questo contenuto, mettete like, che è importantissimo per noi creator, ma soprattutto è importante per YouTube perché capisce che i miei contenuti, i nostri contenuti vi piacciono e così ve li ripropongono ogni qualvolta noi pubblichiamo un nuovo contenuto sulla piattaforma. Vi lascio la rubrica dei calendari qua sopra e niente, raga, io spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo prossimamente tra le 13:30 e le 14:30 qui sul canale YouTube. Vi mando un bacio grande. Ciao.